Rieccoci ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in primo piano partendo da Vittoria, dove due persone sono state denunciate dai carabinieri. Stavano infatti bruciando rifiuti in un terreno agricolo, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Continuano senza sosta i controlli del territorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, anche con attività di contrasto ai reati in materia ambientale. In particolare, i militari della stazione di Scoglitti, durante l'attività di controllo del territorio nella frazione Marinara, hanno osservato la presenza di una nube scura e un forte odore acre nell'aria, presumibilmente riconducibile alla combustione di materiali plastici. Per quanto osservato, i carabinieri, seguendo l'origine della nube, sono giunti nei pressi di un terreno riconducibile a un'azienda agricola vittoriese gestita da due cittadini romeni. Dalle verifiche espletate nell'immediatezza sui luoghi, i militari dell'arma hanno potuto documentare la presenza di ingenti quantità di rifiuti in plastica, in legno, in polistirolo e vari rifiuti urbani, tutti riconducibili a scarti della lavorazione agricola, con una parte di essi in fase di combustione. Dopo aver messo in sicurezza l'area, i carabinieri hanno espletato approfondimenti sull'azienda agricola, identificando i due soggetti, rispettivamente un'imprenditrice agricola e un addetto al settore agricolo, e avendo raccolto sufficienti elementi investigativi a loro carico, li hanno deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria per illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti e getto di cose, operando contestualmente il sequestro preventivo dell'area interessata dai rifiuti e dalla combustione. E a proposito di roghi e incendi, ci spostiamo adesso a Catania. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri per un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea nei pressi dell'aeroporto Fontana Rossa. In supporto ai vigili del fuoco, presenti con squadre dalla sede centrale e dal distaccamento di Paternò, è intervenuto anche un elicottero del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Per consentire le operazioni di spegnimento dell'elicottero, alcuni voli dell'aeroporto di Catania sono stati dirottati su altri scali. Restiamo a Catania, cambiamo però argomento, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti in zona Borgo Sanzio. È intervenuta la Polizia di Stato che ha tratto in arresto e condotto in carcere un 38enne pusher. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne colto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell'illecita cessione di droga, personale della sezione criminalità diffusa della squadra mobile ha proceduto in zona Borgo Sanzio al controllo di un uomo, il quale, qualche istante prima, era stato notato mentre cedeva a un giovane, da cui riceveva in cambio 20 euro, un involucro contenente cocaina immediatamente recuperato dagli operatori. La perquisizione personale del sospettato ha permesso di rinvenire ulteriori due involucri della medesima sostanza e la somma in contanti di 150 euro suddivisa in banconote di vario taglio. In relazione a quanto constatato, avendo il fondato e ragionevole sospetto che il fermato potesse detenere ulteriori sostanze in luoghi di sua pertinenza, è stata eseguita una perquisizione presso un'abitazione nella disponibilità del 38enne, sita nel rione Picanello, dove sono stati rinvenuti altri due involucri contenenti cocaina, nonché un bilancino elettronico di precisione. In ragione del quantitativo di droga rinvenuta, il pusher è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, d'intesa con il PM di turno, tradotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, che nei giorni scorsi ha convalidato l'arresto operato dalla polizia. Una denuncia da parte dei carabinieri invece a Castelvetrano nel Trapanese. Si tratta di un 33enne che prima ha aggredito un coetaneo e poi gli ha bruciato la macchina. I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato per i reati di lesioni personali e danneggiamento seguito da incendio uno straniero classe 1990 con precedenti di polizia. Il 33enne, di nazionalità gambiana, grazie ad escussioni testimoniali e alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona,
è stato individuato quale presunto autore di un'aggressione avvenuta per futili motivi nei confronti di un coetaneo del luogo di nazionalità italiana e del successivo incendio dell'autovettura in uso alla vittima, la quale, nella circostanza, era ricorsa alle cure mediche per aver subito un morso alla mano, riportando lesioni lievi. Un 22enne è stato invece arrestato dai carabinieri a Floridia, siamo quindi nel Siracusano. Vediamo i dettagli nel servizio. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno tratto in arresto un 22enne del luogo in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa. Il giovane, dopo essere stato arrestato lo scorso agosto per un furto aggravato ai danni di un'attività artigianale, era stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Nonostante ciò, è stato riconosciuto responsabile di un furto commesso in orario notturno in danno di un'attività commerciale di Solarino, reato che è stato prontamente segnalato dai militari dell'arma all'autorità giudiziaria di Siracusa, che ha quindi emesso il provvedimento di aggravamento, a seguito del quale il 22enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Parliamo adesso di emergenza migranti. Andiamo ad ascoltare le parole del Capo dello Stato, il Presidente Mattarella, in questi giorni in Sicilia insieme al Presidente tedesco Steinmeier. Mattarella, che ha parlato proprio della situazione dell'emergenza migranti, lanciando anche un appello all'Europa. E allora sentiamo le sue dichiarazioni. La dimensione e la caratteristica storica e globale, che è un fenomeno che risale a molte cause, che sono ambientali, sono di violenze, sono di diverse ragioni che spingono le persone a emigrare, a lasciare la propria terra. Di fronte a questo è sempre più evidente che occorrono studiare, definire, porre in campo delle soluzioni nuove, coraggiose e non superficiali o di poco momento, né soluzioni approssimative, occorrono soluzioni naturalmente europee, perché non è un problema che un paese da solo può affrontare, neppure il più grande, ma con soluzioni nuove da studiare approfonditamente con serietà, ognuno di noi ha le nostre idee. Ma sono i governi quelli che le devono porre in campo e confrontare. I 10 punti della Presidente von der Leyen sono interessanti, come lo sono stati alcuni passi avanti nei Consigli europei dei mesi passati. Quello che è importante è che tutti in Europa comprendano come il problema esiste e non si rimuove ignorandolo, ma va affrontato per non lasciare il protagonismo di questo fenomeno globale ai trafficanti, ai crudeli trafficanti di esseri umani. Le regole di Dublino sono preistoria. Voler regolare il fenomeno migratorio facendo riferimento all'accordo di Dublino è come dire realizziamo la comunicazione Europa con le carrozze a cavalli. Era un altro mondo quello, non era cominciato quel fenomeno di migrazione di massa che vi è. Quindi pensare e fare riferimento, come alcuni nel Paese dell'Unione fanno ancora, basandosi sull'accordo di Dublino, è come fare un salto nel Pleistocene, un'altra era storica o zoologica o mineralogica, è proprio una cosa fuori dalla realtà. Per questo occorre però uno sforzo in cui nessuno ha la soluzione in tasca, nessuno da dettare indicazione agli altri, ma insieme cercarla velocemente, prima che sia impossibile governare il fenomeno, nuove formule, nuove soluzioni. Ci spostiamo a Taormina, viaggio tra le microdiscariche della torrente Santa Venera. Ne parliamo con Mauro Romano, il suo ospite. Siamo oggi con Guglielmo Trusso, che è il globetrotter del comprensorio turistico, che è sempre pronta a segnalare le difficoltà del territorio. Oggi dove ci troviamo, Trusso? Oggi siamo sulla sponda sinistra del torrente Santa Venera, territorio comunale di Taormina.
Siamo a linea d'aria, forse a meno di 1,5 km dal bagnasciuga di Giardini Naxos. E c'è questo scenario spaventoso, che col rischio che sia una piena dal torrente Santa Venera invade anche questa parte dell'argine, tutta questa bella montagna di munizia che vediamo qui, che ho visto crescere negli ultimi, diciamo, 24-36 ore. Ce la ritroviamo sulla bagnasciuga di Giardini Naxos, con il rischio anche di intasamento del ponte sotto la ferrovia che attraversa la 114 orientale sicula. Cosa chiede alle autorità? Ma le autorità in primis chiedo di fare il proprio dovere a tutti i funzionari e a tutti i livelli, perché questa situazione non è, ormai non ci sono più parole per dire vergognoso e insopportabile, non funziona così. Non è possibile che l'uomo, cioè del XX secolo, possa avere questa situazione ambientale. Cioè io quando vedo queste scene mi vergogno come cittadino, come uomo, dico, ma i bambini, cioè quei bambini di 8, 10 anni, 7 anni che possiamo portare anche in questo posto, immagino questo ambiente pulito, cioè vedono questo scenario, queste cose, che cosa impariamo, che cosa insegniamo, che cosa gli diciamo? Guardate cosa fanno i vostri padri adulti, guardate cosa fanno i vostri vicini di casa, guardate che cosa non fanno le autorità che vanno in televisione spesso a riempirsi la bocca di comprensorio turistico, ambiente e così via. Questo Cosa purtroppo. accade anche lungo il torrente Santa Maria? Perché questa è una delle tante microdiscariche che ci sono. Accade sicuramente lungo tutto il fiume Santa Venera, ma accade cioè anche a monte di dove ci troviamo noi. Se noi andiamo su per intorno ai 2 km, 2,5 km, troviamo decine di queste microdiscariche, che evidentemente, non essendo il territorio sorvegliato e abbandonato a se stesso, il furbetto chiaramente viene a scaricare, si guarda attorno, dice non c'è nessuno, posso farlo. Il calcio con il Palermo di scena oggi alla Barbera contro il Cosenza. In vista di questa partita ha parlato come di consueto in conferenza stampa il tecnico Eugenio Corini. Sentiamolo. Ma penso che in un percorso di crescita la partita successiva in un campionato debba essere sempre la più importante, a prescindere da quello che si è fatto prima. E dunque in questo momento stiamo spingendo forte sull'acceleratore, dunque la capacità di tenere forte questo piede sull'acceleratore, di andare a prenderci questa vittoria che desideriamo tanto. Abbiamo lavorato molto bene in questa settimana e di conseguenza, come dicevo spesso, il livello di autostima quando si vince si alza, ma non bisogna dare per scontato che quello che si è fatto la volta precedente sia sufficiente per vincere la partita successiva. Ed è questo per me creare quella mentalità che deve essere di spinta, di forza. E dunque voglio vedere tutto questo, cose su cui abbiamo lavorato, sicuramente dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche da un punto di vista prettamente mentale. È una partita, secondo me, molto molto importante per capire, insomma, se abbiamo capito quello che vogliamo fare quest'anno e quanto sia importante sempre l'impegno successivo per andare a prenderci quello che vogliamo. Penso che la lettura che darò di questa partita sarà funzionale a quello che, secondo me, è la formazione migliore da schierare all'inizio, con un'attenzione sempre importantissima ai cambi dentro la gara, ma sicuramente non sto pensando a quello che verrà successivamente a questa gara. La partita col Venezia, comunque sappiamo la forza del Venezia, è stata interpretata per me bene dal Cosenza. Nel secondo tempo oggettivamente ha preso il sopravvento il Venezia, ha pareggiato subito, ha costruito parecchie situazioni poi per andare a vincerla, ma anche in quel caso il Cosenza era abile quando appena poteva ripartire. Dunque sappiamo che, insomma, proveranno a fare le loro cose e dovremo essere noi bravi a portarli nella loro metà campo, a consolidare il possesso, a essere incisivi, a fare gol e a limitare i loro contrattacchi. Dunque è una squadra che sa interpretare le fasi di gioco. E di conseguenza dobbiamo essere attenti, su questo abbiamo lavorato durante la settimana. Sul fatto che Matteo non abbia ancora segnato, per me non ho ritenuto opportuno parlargli perché l'ho visto molto bene Ascoli, ha fatto una partita intensa, era dentro la partita, ha lavorato bene, è riuscito a calciare in porta, ha partecipato al gioco collettivo, ha dato una palla molto importante a Alex dove potevamo fare gol verso la fine del primo tempo. E dunque per me sta facendo quello che deve fare e la cosa del gol arriverà in maniera molto naturale. Ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizie.